ci occupiamo. Allora, qual è stato per me il problema? Quello di leggere le fonti e cercare di vedere se questo modello alla Epstein, che ha naturalmente riferimenti nei volumi di Abulafia sulle due Italie, grande riflessione storiografica precedente e contemporanea, vedere se questo modello fosse o meno applicabile anche all'Europa, al Mezzogiorno continentale, per il periodo di cui ci si sta occupando. E questo è il primo problema. E poi, magari nella stesura del testo scritto, forse sarebbe opportuno, questo lo dico per me, probabilmente sarebbe opportuno, rispetto a quanto poi ascolterete nella relazione, puntare l'attenzione su alcuni grandi temi della storiografia rurale, ruralista, diciamo così, medievale italiana, e cioè che tipo di informazione nuova da questa riflessione si può ricavare su alcuni punti nodali della, diciamo, della riflessione della medievistica che si occupa delle società rurali, e cioè su che cosa si sta interrogando la medievistica attualmente in questo campo. Innanzitutto, sempre, diciamo, è un tema che si porta avanti dall'Ottocento, il rapporto tra città e campagna, naturalmente. Ed è un tema che anche nella geografia spagnola è un tema tuttora molto diffuso, in particolare in Castiglia, perché ci sono problemi, diciamo, verticali, comuni alle società rurali, meridionali, italiane. Quindi il rapporto tra città e campagna, con tutto quello che la riflessione sulla città meridionale ha portato nell'ultimo periodo, e penso agli studi di Vitolo, agli atti di convegni promossi da Vitolo, da Aurelio Nusi, perché naturalmente è un tema che attraversa l'età medievale, l'età moderna con continuità. E poi alcuni grossi temi che sono stati portati alla luce, paradossalmente più da studiosi stranieri che da studiosi italiani, e sono il grande concetto di incastellamento proposto da Tuber nel 73 con il suo volume sul Lazio medievale, sulle strutture del Lazio medievale, la riflessione di Wickham, Chris Wickham, sulla società rurale, sulle strutture della società rurale, e poi la discussione, il dibattito sui paesaggi rurali in correlazione con i poteri signorili, che è dal volume di Elio Conti sul contatto fiorentino a Tabacco e a Cinzia, hanno portato una riga sull'argomento, e del quale rapporto voi potrete avere una sintesi molto, diciamo, compiuta nella relazione che Gabriella Piccini tenne nelle scorse giornate, due edizioni fa, nelle giornate romanesche su regimi signorili e conduzione della terra, due edizioni fa, cioè quando ci si occupava dei normanni della conquista. Allora, detto questo, quindi questi sono i temi con i quali io spero poi di interagire nel corso della stesura della relazione scritta. Questo è il testo che ho letto con un'ultima avvertenza, cioè che essendo io uno studioso affermato come quelli che mi hanno preceduto e mi hanno seguito nel corso delle giornate normando sveglio, per non sbagliare, ho seguito esattamente quello che mi diceva il titolo. Quindi c'è una parte che riguarda la produzione e una parte che riguarda gli scambi. Poi, con maggiore dimestichezza, posso fare delle cose. Solo una curiosità, è vero che hai parlato per non farmi capire. Se no, cerchiamo di avere anche un atteggiamento un po' più umano. Va bene. Innanzitutto oggi ha la voce, che non arriva tutta la cosa. Questo è già un passo avanti. Va bene, allora iniziamo la,
la relazione sottolineando, diciamo, richiamando uno dei volumi classici sul tema dell'economia rurale, della produzione rurale, cioè quello